L'acido alfa lipoico è una molecola molto importante per proteggere le strutture nervose. L'acido alfa lipoico è una sostanza, anche questa, come quasi tutte le sostanze depurative e protettive, che dona atomi di zolfo. Questa sostanza oggi è carente perché negli alimenti si trova soprattutto nelle frattaglie e nessuno mangia più le frattaglie. Noi adesso mangiamo il petto di pollo, la coscia, il filetto, ecco, e come tante sostanze come lo zinco, per esempio, così via, anche l'acido lipoico era presente nell'alimentazione dei nostri nonni, attualmente non è più presente nella nostra alimentazione, quindi noi andiamo incontro molto spesso a una carenza di questa sostanza. Cosa serve questa sostanza? Noi parliamo molto spesso di antiossidanti e tutti conosciamo la vitamina C, la vitamina E, che sono antiossidanti che a loro volta agendo come antiossidanti si ossidano a loro volta, quindi noi spesso abbiamo un accumulo poi di vitamina C ossidata e di vitamina E ossidata. L'acido lipoico è il rigenerante della vitamina C e della vitamina E, ovvero è l'antiossidante degli antiossidanti, quindi in sostanza molto interessante. E agisce naturalmente soprattutto a livello mitocondriale, anche questo sempre secondo lo schema che abbiamo visto anche per altre molecole, stimolando poi in realtà la funzione del glutatione. E direi anzi, a dire di più, che molto spesso è utile usare glutatione e acido alfa lipoico insieme per avere una potentissima azione antiossidante. Quali sono gli ambiti di uso più importanti? Sono soprattutto quando noi dobbiamo proteggere i nostri nervi periferici. Quando è che i nostri nervi periferici soffrono, si alterano, ci danno sintomi quali le parestesie, i bruciori, l'insensibilità, soprattutto a livello delle dita, delle mani e dei piedi? In due circostanze. Una è la chemioterapia. Uno degli effetti negativi della chemioterapia è proprio quello di dare una neuropatia da chemioterapia, cosa che molto spesso è sottovalutata, perché uno dice faccio la chemioterapia, mi vengono questi disturbi alle mani e ai piedi, poi sì, alcune volte scompaiono, alcune volte rimangono. Ecco, quindi è importantissimo che preveniamo questi disturbi, perché questa neuropatia molto fastidiosa sul piano sintomatologico può anche rimanere. Quindi ecco, ricordiamoci questo concetto. Quindi chiunque faccia chemioterapia deve avere un apporto di 600-800 mg al giorno di acido alfa lipoico. Questo io lo userei in prevenzione, però si usa anche in caso che uno abbia il sintomo finché il sintomo scompare e agisce quasi sempre. Il secondo elemento invece è il diabete. Nel diabete questo zucchero che gira nel sangue e che non viene utilizzato crea reazioni infiammatorie, ecco perché il diabete è pericoloso, infiamma, distrugge i tessuti attraverso un meccanismo infiammatorio, a tutti i livelli questo succede, no? E questo è soprattutto per esempio a livello neurologico, quindi il soggetto diabetico, uno dei suoi drammi, delle sue cose peggiori, sono questi dolori, questi disturbi a livello delle estremità che sono dovuti alla neuropatia diabetica, curabile molto bene con l'acido alfa lipoico. E poi c'è un'altra cosa interessante, abbiamo parlato in altri nostri video della retina, ma prima della retina c'è il cristallino e la carenza relativa o assoluta di acido alfa lipoico, ovvero quando venga consumato per fronteggiare dei problemi tossici, determina un aumento dell'incidenza di cataratta. Ecco, la cataratta è una cosa banale perché al giorno d'oggi in un attimo il sessantenne e il settantenne viene operato di cataratta, viene levato il cristallino e messo un nuovo cristallino. Però non è così banale, perché è sempre meglio evitare, secondo il mio punto di vista, gli interventi chirurgici, è sempre meglio fare una prevenzione. Ebbene, la prevenzione sull'infiammazione e sulla degenerazione del cristallino si fa assumendo a cicli l'acido alfa lipoico. Questo è un concetto molto interessante. Tenendo conto poi che una piccola quota di cataratta può sempre esserci e magari non essere necessario l'intervento chirurgico. Allora ecco che con l'acido alfa lipoico lavoriamo in questo senso. Ricordiamoci anche che la cataratta ha dei disturbi che vanno anche al di là del semplice disturbo oculare, perché questa schermatura che noi abbiamo sulla nostra retina determina che diventiamo meno sensibili poi alle variazioni della luce e determina poi delle alterazioni nel metabolismo della melatonina, ormone estremamente importante che innesca svariati problemi a livello di tutto l'organismo. Quindi è molto importante che tutte le nostre strutture organiche funzionino al meglio, che il cristallino sia trasparente, che i nervi siano puliti e così via. Quindi perché avvenga questo dobbiamo sempre tener conto della importanza degli antiossidanti. Come dicevo, gli antiossidanti sì, funzionano, però si inattivano. L'acido alfa lipoico è
l'antiossidante per antonomasia, antiossidante che funziona anche contro gli ossidanti più pericolosi, che sono appunto i farmaci chemioterapici o che è la situazione diabetica. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi anche su Facebook ed abbonatevi alla mia rivista Scienza Natura.